Bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi andiamo a fare un nuovo unboxing con tanti prodotti, gadget eccetera che vi possono tornare utili. Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale cliccando il tasto rosso qua sotto e a lasciare un bel mi piace. E niente, io direi che vi lascio le clip e ci rivediamo direttamente alla fine del video per i saluti finali. Ok, questo è il primo pacco di oggi, andiamolo ad aprire e voilà, vediamo un po' cosa c'è dentro. Ok, spoiler, perfetto, l'avete visto prima di me, sono un pacchetto con 16 cinturini di tutti i colori per questo Amazfit Band 5 o per lo Xiaomi Mi Band 5, è uguale, più ci sono anche 4 pellicole protettive per lo schermo. Ok, apriamo anche questo e voilà, hopla, sono un po' tanti. Oddio, abbiamo un problema, non so come farveli vedere. Qui ci sono tutti i nostri cinturini. Sono un po' tanti, raga, sono un po' tanti. Praticamente su Amazon stava scritto che non si scambiano, cosa che spero, quindi li proverò e vi farò sapere. Perciò restate aggiornati e seguitemi qui su Instagram a @notterin per saperne di più. Poi abbiamo anche quest'altra piccola bustina con i vetri protettivi, penso. Apriamo anche questa e voilà. Eccoci qui ed eccoci qua, sì, abbiamo anche i cosettini per mettere vetri, come accade per gli smartphone, e qui ci sono i nostri vetri. Direi 10 euro ben spesi, passiamo al prossimo. Ok raga, altro giro, altra corsa, mi è arrivato un altro pacchettino, vediamo qui cosa c'è dentro, anche se io in realtà credo già di saperlo, quindi andiamolo ad aprire. Ok, si apre qui e voilà. Ed eccoci qua, ok, un po' spappolato il pacchetto, però va bene uguale. Eccolo qui, è uno smartwatch molto economico, infatti l'ho pagato solo 16 euro e questo l'ho preso mio padre perché ha distrutto tutti i suoi orologi e voleva un qualcosa con il quale vedere l'orario, quindi ho pensato di prendergli questo. Le condizioni del pacchetto non sono le migliori, infatti è praticamente aperto, però andiamo a vedere all'interno. Ok, tirandolo fuori abbiamo qui subito lo smartwatch con il suo cinturino, abbiamo poi il manuale di istruzioni e quest'altra carta che non so che cosa sia. È scritto in caratteri strani, tipo cinese, giapponese, non lo so, quindi ce ne faremo una ragione, vedremo poi. E qui dentro non c'è più nulla. Poi vabbè, vi farò sapere come mi trovo, come si trova, anzi, mio padre su Instagram, quindi nuovamente vi invito a seguirmi su Instagram e direi di passare al prossimo pacco. Altro pacco, questo è un po' grande, questo è un po' grande. Vorrei aprirlo in modo figo, e infatti mi sono armata di coltellino svizzero. Ok, sì, vediamo se apre. In teoria dovrebbe. Bam! Certo che apre. Oddio, che potenza! Comunque questo pacchettino mi è arrivato in collaborazione da un'azienda, quindi non ho idea di che cosa ci sia dentro di preciso. Ok, a parte tante carte, spero ci sia qualcosa. Ok, togli questo. Ok, c'è un altro piccolo pacchettino. Tiriamolo fuori. Oh, ok. È un treppiede. È un treppiede. Questo mi piace, raga. Questo treppiede mi piace. Potrebbe essere utile. Potrebbe essere davvero utile. E la svolta, soprattutto. Ok, diamogli un occhio. Bene, ho risistemato un attimo il telefono, così mi vedete meglio. Allora, qui abbiamo il treppiede. Nei lati dice 650 mm di altezza, suppongo, totali. 270 mm chiuso e 350 grammi di peso, mentre dall'altro lato ci dice che abbiamo una testa che si muove in tre direzioni, non so quanto sia fluida, però va bene. Poi abbiamo il coso della leva, insomma, che si chiude in fretta e gambe in gomma, quindi non dovrebbe scivolare. Bene, sono molto curiosa in realtà, quindi andiamolo ad aprire. Si apre qui, voilà, voilà. Oh, ed eccolo qua, tiriamolo fuori. Voilà! Ok, molto molto carino. Qui dentro non c'è nient'altro. E qui abbiamo il nostro treppiede che direi di togliere dalla busta. Allora, è alluminio, è molto leggero. Non so se effettivamente ce la fa a mantenere uno smartphone, ma faremo la prova del 9, comunque la farò io. E niente, raga. Allora, si apre così. Dovrebbe essere aperto e questa è la testa rotante che in teoria si muove, un po' scattosa,
un po' dura comunque, però direi che per il prezzo ci sta. Poi c'è questo che si allunga, quindi questa in teoria dovrebbe essere la sua massima altezza, e qua abbiamo la cosa per regolare l'altezza, dovrebbe rimanere fermo, o almeno spero. Quindi niente, lo proverò e dopo vi faccio un'altra clip, dopo comunque nei prossimi giorni, per farvi sapere se effettivamente ne vale la pena e se lo sto utilizzando. Nel caso, se lo sto utilizzando, trovate il link sotto nella descrizione. Bene raga, penso sia passato circa un mese dall'ultima clip che avete visto di questo video e ci tenevo a dirvi che ho usato quel treppiede per molti video che avete già visto sul canale e sì, l'ho utilizzato... È abbastanza stabile, ma non è cosa, nel senso che non vi consiglio di comprarlo per il semplice fatto che, essendo molto leggero, se ci mettete qualcosa di pesante sopra cade. Infatti io lo utilizzo per il faretto LED, però lo devo mettere praticamente dritto perché altrimenti, se lo inclino un po' di più, diciamo, va cadendo. Inoltre anche la testa sopra non è fluida, ma come già avevo detto nell'unboxing è scattosa, quindi... Se dovete comprare un treppiede, probabilmente vi consiglio di spendere un pochino di più, ma di prendere qualcosa di meglio. E niente, vi lascio il resto del video. Ebbene, questo era l'unboxing, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo nuovamente che tutti i link li trovate sotto nella descrizione, sono link affiliati, quindi se andrete a comprare i prodotti da quei link, a me arriverà una piccola percentuale, ma voi come al solito non pagherete nulla in più, e inoltre facendo così mi aiuterete a mettere da parte dei soldi per migliorare l'attrezzatura del mio canale. Niente ragazzi, detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, e noi ci vediamo prossimamente con prossimi video sempre qua sul canale. Bella!